E allora direi di cominciare. Come sapete, questo è uno showcase di Lucca Comics and Games, che è una tipologia di evento in cui c'è un'intervista all'artista con sessione di disegno. Per cui, ecco, prima di passare alla prima domanda, ecco, magari appunto, forse è il caso di iniziare col disegno. Qual è il primo soggetto che disegnerà? Il primo, poi vediamo se ci sarà tempo per farne più di uno. Partiamo con Zetman. Partiamo con Zetman, via. Che tipo di disegno volete vedere? Che disegno volete vedere? Vediamo un po'. Diciamo, partendo da Zetman, chiaramente. Versione umana o versione trasformo, versione Zetman? Man. Versione Zetman. Jin! Comincio a disegnare. Sono un po' nervoso. E visto allora che parliamo da Zetman, io comincerei allora con la prima domanda sul come nasce Zetman, cioè un fumetto di supereroi sostanzialmente che riprende un suo vecchio soggetto, fra l'altro. Un po' difficile. Se mi fate le domande smetto di disegnare, ha detto. E allora facciamo un po' e un po'. Allora, voleva scrivere una storia di due persone in pratica, quindi due sconosciuti, in questo caso presumo si riferisca a Jin e a Koga, e quindi l'idea è partita da quella, l'idea di scrivere una storia su sconosciuti di due persone. Non vuole disegnare una storia sugli eroi, non aveva quell'idea quando ha cominciato a buttare giù la storia. Sì, quindi dice prima della realizzazione della serie di Zetman chiaramente aveva già fatto una storia su Zetman. Sono futai no otoko no drama o kakkou ka to omotta toki ni futsuu no shokugyo ja omoshiroku nai kara boku nara ja hiro mono ni shou kana to omotte de sono yomikiri ga attan desu ja sore o beisu ni yarou kana to omotta no ga hajime kana. E dice quando ha realizzato la prima storia di Zetman, in realtà era una storia un pochino più eroica, ma non era una storia che lo affascinava, che alla fine non gli è piaciuta tanto. Quindi però ha detto ci sono degli spunti interessanti, partiamo da questo per poi realizzare un'altra versione. Allora, se posso, quello che mi incuriosisce di Zetman, ci sono questi due personaggi che incarnano due visioni di giustizia molto diverse, per cui sembra proprio che sia quasi quello il tema, no? Quello della giustizia e delle possibili modi di intenderla. Allora, in realtà non è che è partito dal concetto di giustizia per scrivere poi il manga. Lui racconta una storia dove ci sono anche delle trasformazioni, in questo caso delle trasformazioni in eroe,
e voleva semplicemente mostrare anche il fatto che queste trasformazioni comporta poi le conseguenze sono il combattere, il dover combattere, e questo combattere poi porta altre conseguenze, quindi il punto di partenza era questo, lo rendeva, che rendeva la storia più interessante. だから、正義と悪とかが書きたかったわけじゃなくて、2人の男のドラマが書きたいっていうのがまずあって、で、テーマというかモチーフがそのヒーローものだから、おのずとそういう話になっちゃったんですね。 Quindi non è partito dall'idea, dal concetto di giustizia, ma volevamo mostrare più che altro i personaggi, questi due personaggi, quei caratteri che poi ha reso nel manga. E, è una storia di eroi, però è una storia di eroi, appunto, diverse versioni, diverse visioni dell'eroe, e volevamo mostrarle nello stesso tempo tramite questi due personaggi. Allora guarda, colgo anche qui uno spunto perché... in Palazzo Ducale, fra l'altro non so se avete visto, c'è una mostra dedicata a un altro famoso mangaka che è Hirohiko Araki, sulle bizzarre avventure di Jojo. Gli abbiamo fatto un'intervista per questa, in occasione della mostra, e anche lì è venuta fuori la domanda: cos'è un eroe? E lui ha risposto in questo modo: fa, la mia definizione di eroe è di una persona che indipendentemente dall'approvazione sociale, cioè della società, per cui anche appunto incurante di quello che pensa la società, fa quello che deve fare, fa quella che ritiene la sua missione. Per cui appunto volevo chiedere allora qual è la sua definizione invece di eroe. Chi è un eroe? Hiro te, ora, iroiro iru janai desu ka. Nano... 難しいですよね. Un po' difficile, dice, partendo dal concetto di eroe ci sono diversi significati. Tadoeba sportsman demo ouen shiteru ma chimu, soccer chimu dari, yakyu no chimu dari, ato kojin no player de ari. De sou iu shito tachi ga sugoi play o shita toki ni kou sono hi ichinchi ga sugoi kibun ga yokatta suru janai desu ka. Quindi partiamo da un concetto abbastanza terra-terra, nel senso, parlando di sport, in un certo senso si possono considerare eroi anche gli sportivi, che sia un calciatore, che sia un giocatore di baseball, quando ha tutti i fan, insomma tutte le persone che credono in lui, che lo sostengono, comunque è un esempio, quindi in un certo senso si può considerare eroe anche un personaggio come un atleta, ecco.人もヒーローだと思うし、例えばだから自分が落ち込んでる時にそういうプレーを見て元気づけられたりした時に、まあ彼、その彼がヒーローじゃないですか。そういうヒーローもいれば、僕がこういう漫画描いてるような怪物をやっつけたりとか、またその違った形のヒーローがいるじゃないですか。で、このゼントマンとかのヒーローの場合は、なんか巨大な悪を倒したいとか、そういうヒーローの場合は Quindi ritornando al concetto dello sportivo, per esempio, una persona che guarda una partita, insomma, che guarda con ammirazione lo sportivo, una volta finita la partita sente che lo sportivo gli ha dato qualcosa, è un esempio. Allo stesso modo invece nel manga non c'è questo tipo di eroe, magari è un combatte mostri, uccide insomma creature soprannaturali. In questo senso è un eroe perché combatte. Lui nel suo manga in Zetman voleva mostrare anche questa cosa fra, insomma, fra persone, fra fratelli, insomma, voleva mostrare anche queste relazioni cosa comportano. Quindi il concetto di eroe è espresso anche tramite le relazioni dei personaggi. Dagara, ano, nanka jibun no yoku, jibun ga kou shitai nda tte iu no Quindi dice il punto di partenza è il volere l'idea di un personaggio che io voglio fare qualcosa, voglio aiutare le persone bisognose, voglio uccidere il cattivo piuttosto che il mostro. Quindi il punto di partenza, il concetto, l'idea dell'eroe nel suo manga è questo, insomma. No,
このゼットマンの主人公のジンはそういうキャラクターにしようしたいなと思って書いてますね。Sì, sì, sì. Quindi, appunto, il discorso dell'eroe, del sacrificio delle persone. E niente, praticamente partendo da questa idea, lui ha detto: vorrei far vedere alle persone, ai lettori, alle persone che leggeranno il mio manga, questo tipo di concetto. Insomma, l'eroe che parte dal sacrificio, dal voler salvare la gente. Ciao. Innanzitutto volevo dire che Video Girl Lie è il primo manga che mi ha fatto piangere. Thank you. Thank you. E poi volevo chiedere se fosse stato influenzato da maestri come Tezuka, Ishimori, Tatsumi. Non leggo assolutamente i manga, dice. Io no, non ho mai letto i manga. タッチはおかしいわ。いや、僕はどっちかというと映画とかかな。 più che manga, magari dai film, ecco, dai film ha preso più ispirazione. E come mai allora una persona che non leggeva manga è voluto poi diventare mangaka, si è appassionata al disegno? Ecco, come... volevo guadagnare un pochino di soldi. あの学生の頃、中学生の頃、オーディオが欲しかったんですよ。で、お金ないんで。 アルバイトするよりも早いかなと思って絵描くのがちょっと得意だったから、その少年ジャンプの漫画賞の賞金がそのオーディオの金額と一緒だったんで、50万ですね。 Dice che più o meno quando era alle scuole medie, i primi anni delle scuole medie, lui in realtà voleva comprarsi uno stereo. Gli ho chiesto quanto costava e mi ha detto 500.000 yen, presumo siano 3.500 yen, una cosa del genere. E non aveva soldi, non avevano i soldi né lui né la famiglia, quindi ha detto: ma piuttosto che mettermi a fare un lavoretto, proviamo a disegnare un manga. Che forse proprio in quel periodo c'era un concorso a premi su Weekly Shonen Jump e il premio era proprio 500.000 yen, quindi ha detto: ma proviamo a fare questo concorso, magari mi compro lo stereo, insomma. Sono così. Più o meno, ecco, è andata così. E per curiosità ha comprato poi lo stereo. Sono andato a un audio, ho fatto questo. Ah, che chiudo, Coco Sento, che ci ho fatto prima. Ah, dice, quando era alle superiori sono stati i genitori che li hanno comprato. Ah, quindi non poteva prenderlo, insomma. Sì, il premio non ce l'ha fatta a prenderlo, insomma. Ecco, allora inevitabilmente ecco, c'è una cosa che innanzitutto se è consapevole del ruolo che quel fumetto ha avuto in Italia, perché è una cosa diversa dall'essere semplicemente un fumetto di successo. Probabilmente Video Girl Lie in Italia è stato uno dei primi veri casi editoriali legati appunto al manga e forse il primo vero fumetto che ha coinvolto in modo importante per esempio anche un pubblico femminile che fino ad allora era abbastanza estraneo dal mondo del fumetto. No, dice in realtà non lo sapeva che questa cosa ha risposto con una parola, no, non lo sapevo. Ci tenevamo, penso, un po' tutti a farglielo sapere. Ma dice, secondo lui in realtà quando l'ha fatta gli sembrava un tipo di storia molto giapponese, molto stile giapponese, quindi probabilmente non si immaginava un successo all'estero. Anna, ora,
学生が制服着るとかあんまりこっちの方はないんじゃないですか。あんまないよね。ないですよね。No, per esempio, lui diceva le uniformi degli studenti sono tutte cose che non so, dice, chiedeva in Italia non ci sono. No. Ma in realtà quello che mancava molto in Italia fino ad allora era un fumetto che riflettesse alla fine quelle che erano le esperienze dei ragazzi, no? Più o meno della stessa età dei protagonisti. Di solito il fumetto italiano fin lì erano eroi adulti d'avventura, ecco. Cavoli, già Rocky da te. Dice, allora sono stato molto fortunato a fare un manga del genere. Lui. Sono qui per conto di altri, quindi mi dissocio dalla domanda e cazzo senza Antoni, come la sai. La domanda è, signor Katsura, perché non si sbriga a finire Zetman e torna a disegnare hentai mascherati da commedie sentimentali? Allora, io ho sentito fino a perché non si impegna a finire Zetman, poi dopo non ho sentito niente. Io ho abbassato la voce perché effettivamente mi vergogno, sto facendo questa domanda per procura. Ah, chi, okay. Chi è il mandante di questa domanda? Il mio capo non si può dire, purtroppo. Complimenti al tuo amico. Hentai manga. Hentai manga wa ne. Lui dice sì, hentai comunque. Mo ojichan da kara mo kakenai yo. Dice siccome ormai è una certa età è meglio se non mi metto a disegnare roba un po' erotica anche. Ah. Zetman が... Ora arriva la risposta su Zetman. Zetman no ano ichimaku act 1 wa nihon ja tsui saki owatta n desu kedo sono 2 maku last ni mukete no hanashi ga dekiru ka dou ka wa shuuisha no shita ni kiite kudasai. Allora, ad oggi dice ha finito la prima parte di Zetman, il primo atto. Quindi ora comincerà il secondo atto, però dice in realtà se volete sapere quando finisce chiedetelo alla shuuisha. Allora dice prima di cominciare, ha detto, lo dice l'editore della Shueisha, prima di cominciare la seconda parte di Zetman facciamoli scrivere un po' di storie d'amore, di, insomma love story, insomma lo fa per voi, no? No, lui si rifiuta. Ok, a posto? Tutto a postissimo. Ora, visto che c'è ancora un po' di tempo, non lo so, forse chiedere un altro. Cosa volete vedere? Un altro Aika. Volevo arrivare lì, ecco, sì. penso che. Volevo chiederle qual era il suo personaggio preferito fra tutti quelli che ha creato. Dice ancora questa domanda. Lo mettete in crisi. Ah, demo, ima kaita Jin to Ai wa suki kana. Dice, ma comunque pensandoci sia Jin sia Ai, insomma, gli piacciono come personaggi, insomma. Ah, demo, keko iru na. Ato ce ne sono altri, ha detto. Wingman Kenta. Dice, non so se lo conoscete sicuramente, Kenta di Wingman, anche lui piace molto come personaggio.
あと Z まで出てくるハイタニも好きかな。ハイタニ？うん。di Zetman。そんなもんかな。Questi più o meno。Salve, volevo chiedere se per caso mentre creava AI era innamorato. No, assolutamente. Cioè, no, mi spiace, non è innamorato. いや、意外とね、作家はなんか自分でそうしちゃってると 作品のバランスがおかしくなっちゃうから。まあ、dice in realtà pensandoci bene a mente fredda, nel senso se uno scrittore, un disegnatore ha questo tipo di sentimenti quando disegna, poi dice non è abbastanza equilibrato poi nel realizzare l'opera che vuole fare, quindi. だから僕の場合、いろんな人がいるから、まあ作品と同化しちゃう人もいるけど、僕の場合はなんか結構俯瞰で冷静にこう客観的に見るタイプなんで。ci sono diversi tipi di autori, insomma, che affrontano questa cosa, insomma, in maniera diversa. Lui personalmente dice preferisce tenere distanze e guardare le cose con freddezza quando le scrive, insomma, a una certa distanza, così ha una mente più lucida, insomma. Un'altra domanda io. Che effetto le fa vedere le sue opere poi trasposte, per esempio, in animazione? E se ha una qualche, come dire, anche voce in capitolo a riguardo? Pensieroso. どう捉えたらいいかな? そのアニメになることによってなんかより多くの人に作品を知ってもらうことがあるんで、それはすごく嬉しいですし、僕はもう最近結構数が多くなってるんで、漫画は漫画でアニメを作るときはまたこの映像媒体としてね、楽しんでもらえたらいいなと思って考えてますかね。Dice più che contento per la realizzazione in anime, nell'anime, e dice lui è contento perché tramite l'anime lui riesce a far conoscere i suoi personaggi a molte più persone, quindi è un po' il personaggio ha una diffusione più grande rispetto solo al manga, e quindi per lui è anche interessante, insomma, il fatto che vedano l'immagine, non tanto l'animazione, ma l'immagine del personaggio, riesce poi a trasmettere il suo personaggio a molte più persone, insomma, a un pubblico molto più vasto. だからアニメになるときは必ずしも原作通りじゃなくていいと僕は思うんだけど、ファンの人たちはどうなんですかね。No, lui per esempio guardando gli anime dice ma l'hanno realizzato bene, nel senso guardando il personaggio gli hanno, però lui è anche curioso e dice ma cosa ne penseranno i fan? E qui rispondete voi, senso. Però voleva sapere se voi, insomma, se a voi piace anche quel tipo di realizzazione, nel senso non è proprio fedelissimo al manga, ma insomma a lui piace. Come? Allora voleva proprio la risposta. Allora in generale preferiscono i manga, almeno le risposte che ho sentito qui sono queste. Confermate anche da dietro. Sì. Sì. A proposito di anime, volevo sapere, c'è una vaga speranza di poter vedere completo Video Girl Eye realizzato come anime, visto che si è fermato a una primissima parte del manga? Sei senza speranza, mi spiace. Risposta schietta. Sì, ha detto mi dispiace, non c'è speranza. Perché? どうして? そんな風に恵まれた作品ってのはね、数かもう一握りの少年ジャンプのね、すごい人気のある人たちとか、まあ、まあ、その今で言うとね、いろいろすごくこうビッグヒットじゃないと、そんな風には、だって大体日本だと深夜帯でやるんですよ。
で、それが3ヶ月ぐらい、ワンクールぐらいしかやらないんで、もう ほとんどそういう作品ばっかりなんで、あの子供向けでね、朝とか夕方とかに1年間ないしはもうずっとやるような作品じゃないと、そういうのは。Allora, per quanto riguarda i video che lei dice, non lo faranno mai, più che altro perché ormai è un manga, nel senso, quel tipo di manga adesso non va più tanto, o almeno come prima in Giappone, nel senso la realizzazione è un po' difficile anche per quello. Poi in Giappone adesso quando fanno, realizzano i manga, diciamo c'è una struttura ben precisa, nel senso, per esempio in televisione la mattina ci sono i cartoni per i bambini, insomma, c'è un, come posso dire, ci sono degli slot ben precisi di dove far uscire un certo tipo di anime, insomma. E quindi... E quindi appunto, quelli, appunto il problema è anche quello, che quelli che hanno successo sono veramente pochi, quindi ormai ritornare a quel tipo di storia che ormai diciamo è usurata, diciamo, perché ormai è una storia di 20 anni fa e non avrebbe successo, insomma. Ed ecco la dedica. Thank you.